Appuntamenti in agenda per venerdì 30 giugno. Alle 18, inaugurazione della mostra di arte contemporanea L'incanto del colore di Elisabetta Sonda alla Galleria Grasso di Piazza San Giovanni a Chiavari. La mostra resterà allestita sino al 9 luglio. Sempre a Chiavari, ma alle 18.30, si parlerà di maternità alla Società Economica con le scrittrici Emanuela Castello, Floriana Lunardelli e Federica Storace. L'incontro, programmato nel Giardino dei Lettori, in caso di pioggia si svolgerà nella Sala Ghio Schiffini. Parole antiche per pensieri nuovi, la rassegna diretta da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure, prosegue alle 20.30 a Palazzo Reale a Genova con Baiardo e Brigliadoro, Cavalli e Paladini, dall'Opera dei Pupi, spettacolo di musica e parole con Mario Incudine e Antonio Vasta. Torna Note in Blu, serata per sensibilizzare le persone all'autismo, l'appuntamento è alle 21 a Recco sul lungomare Bettolo. All'evento, organizzato da ANGSA Liguria Onlus e da Fondazione Cometa Blu, parteciperanno Luca Palmas e Nicolò Agnello. In vista del centenario dell'Unione Sportiva Calvarese e nel contesto della festa di San Pietro, a Calvari alle 21 i Ruspanti propongono la commedia dialettale Tutta Curpa de Garibaldi. A Lavagna il Corpo Bandistico Cittadino propone un tributo a Ennio Morricone alle ore 21 in Piazza della Libertà. E infine, per Teatrica, a Castelnuovo Magra, nel centro sociale di Mollicciara, la compagnia Teatro Villaggio Indipendente di Settimo Torinese porta in scena 9 giorni di Massimo Giacometti, l'inizio alle 21.30.